Bene, ci siamo? Ci siamo! Ciao, si parte! Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ilaria Minelli. E io sono Jean George. Stasera, come ben vedete, siamo in compagnia di un nuovo ospite. In realtà ero il più atteso di tutti. Il più atteso di tutti. Questo video è stato... Ma da chi? Beh, questo video... Ma chi ti caga? Era da tempo che dovevamo fare questo video. Comunque lui è Giacomo, in arte Jacques George. E perché l'ho portato con me questa sera a casa in questo video? A casa sua, ovviamente. Perché lui è un grande pittore, ha un grande trascorso da pittore. Ho fatto 5 anni di artisti e poi non ho più toccato una tela, però... Esatto, beh, per questo sei un grande artista e per questo io ti ho chiamato stasera. A casa mia. A casa tua, esattamente. Questa sera andremo un po' a sfidarci, perché dovete sapere che Giacomo è molto competitivo. Simpatico. E ha già detto fuori camera che per lui è una sfida questa, per me sarà solo divertimento, ovviamente. Io mi dissocio da questa affermazione, penso che questa sia tutta una montatura per farmi già odiare come personaggio di questo canale. Può darsi, può darsi. Cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a dipingere con tutti questi bei colori, ma cosa andremo a dipingere? E Jack non lo sa ancora cosa andremo a dipingere. Ah, dei teschi. Dei teschi. Proprio il tema per Natale. Ovviamente questo video è un po' ispirato alla stagione spooky. Sai che hanno già le cose incise sopra? Vabbè, sì, così è più facile da colorare. Quanto è bello colorare. Vabbè, da colorare poi tu puoi farci tutti i tuoi ghirigori d'artista, ovviamente. Comunque, oltre al fatto che Jack è un grande pittore, l'ho invitato a casa sua a fare questo video perché dovete sapere che Jack è il più grande amante di Halloween. Giusto. Quindi quale miglior ospite per questo tipo di video. Mi sento onorato per questa, esatto, questo invito. Per andare a pitturare questo teschio un po' stile messicano ed è molto figo, cioè secondo me ci sta come soprammobile, no? Sì. Prima di iniziare, ovviamente, bisogna fare le dovute premesse, ovvero, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, attivate al video, la campanella. La campanella, ovviamente, sempre, sempre attiva. Desiderato. E quindi 3, 2, 1, partiamo con il grande video d'arte. Io berrò acqua sporca al posto del mio. Cheers. Sai che non puoi mettere che bevi alcolici, sai? Ma infatti non, ma è sì, alcol questo. Come dice il grande Wilbush, salutiamo Wilbush, questo è succo d'uva. Succo d'uva, esattamente. Così aggressivo. Ho con capito, il taglio della, della carta. Oh, sono piena di idee, sono piena di idee. Fanne scoppiare uno, ognuno ha i suoi pennelli, ovviamente. Iniziamo a decorare, non vedo niente. Beh, io, scusa, mentre dipingiamo possiamo utilizzare il nostro ospite per farci delle domande. Certo, esatto, è vero, facci delle domande, amore. Qua nel retroscena c'è Nico che ci farà domande di cultura generale. Quando è morto Pavarotti? 1297. 1200? Sì. Sì. E invece è vero. Sto mixando un po' di colori per fare... Vediamo se mi ricordo ancora come stile. Si fa. Comunque hai lasciato la carta in fondo. E cosa serve? Per asciugare il pennello? Sì, per fare un po' di prove. Ah, le prove colore. Socia, ma sei così serio, Jack, con le prove colore? Ma tu con chi credi di avere a che fare? Sono un po' spaventata a questo punto, ti dico la verità. Tieni il tuo Scottex per le prove colore. Che bello però fare l'artistico. L'artistico. Impari a fare un sacco di cose pazze. Io ho abbondato soprattutto perché l'ho fatto troppo scuro. I tuoi pennelli sono così ben messi. Che perdono peli. Oh, ma fatela con Tiger. Cos'è questo marrone? Ma te fatti cazzo. Chiaramente lo stai facendo rosa. Stiamo comunque facendo, io sto mixando i colori per fare un bellissimo rosa. Ho finito il bianco praticamente. So che ho abbondato un po' troppo. Se ti serve del rosa, toccia pure. Ma per guardate che bel rosa. In realtà volevo portare anche dei brillantini rosa, però... Chiaramente, pubblico di YouTube, potete immaginare già che cosa sto dipingendo. Stai dipingendo una zucca. Chiaramente. Che bello. L'unica cosa che non ho pensato è che per fare i rigori dovremmo aspettare che un po' si asciughi. Ma dici che si asciuga velocemente? Sì. Sai che non dipingevo dalla quinta liceo, ho reiniziato, cioè la prima volta che ridipingo. Ma infatti sai che stavo per dirlo io. Io non ho mai dipinto perché non me ne è mai fregato niente di dipingere. Però è una cosa strarilassante. Cioè proprio... Sì, quando lo fai da autodidatta così ti piglia bene, quando lo fai a scuola invece non è comunque rilassante.
L'unico è, tu farai anche delle sfumature? Spero di no, perché io non sono capace. Beh, questo lo scopriremo solo vivendo. Le sfumature le so fare solo con il make up. Mi vedete in tema halloweenesco anche di trucco? Non so se mi vedete, perché purtroppo mi sono dimenticata la ring light. Quindi oggi siamo in vesti un po' appunto halloweenesche, un po' al buio, un po' con luci strane, soffuse, esatto. Comunque, se vedete il mio trucco e vi piace, e vi andrebbe... Mi è venuta un'idea. Devi pensarci prima. Mi è venuta un'idea su cosa fare, ma ormai ho già dipinto il dietro a zucca. Vabbè, lo fai di quel colore. Comunque dicevo, se il mio trucco vi piace, potete andare a recuperare il tutorial. Potete andare a recuperare il tutorial nell'ultimo video che ho pubblicato. Che vi lasciamo qua in alto. Ma che in alto? Mera, nel box informazioni. È in alto. No, è giù il box informazioni. Ma va, ti esce così in alto. È in alto di solito, no. Sì, suggeriti. Sono io, sei tu. I suggeriti è in alto, il box informazioni in basso. Diteglielo anche voi che il box informazioni è in basso. Vabbè, qua devo già capire che devo prendere le redini di questo canale. Certo. Io ho finito il rosa, direi che vado di un altro colore. Tutta la mia confidence nel fare questo dipinto sta un po' svanendo, ti dico la verità. Pensavo di fare una figata, oppure che venga fuori un po'... Pensavo fosse una cacata, invece una figata. Una roba brutta, ho paura. Sto provando a fare un po' una sfumatura, che non so se mi verrà, perché si asciuga stra veloce. No, perché l'acrilico è fatto apposta. No dai, questa sfumatura mi sta venendo abbastanza bene. Alla fine il make-up e l'arte è più o meno. Poi guarda che professionale sono, già che ho portato i pennellini piccoli, sì, pennellini grandi. Sì, questa è una cosa che ti riconosco. Vero? Questo è il rosa perfetto che usiamo noi per fare i volti delle persone. Vero, infatti sembra proprio una carne. Dimmi di più. Non è vero? Che strano. Tu sei Peppa Pig? No, vabbè, però tipo per una carne viva, secondo me ci sta come colore. Sì, per l'interno di un intestino è perfetto. Esatto. Beh, in tema Halloween, in tema squarcio. Comunque sto sfumando adesso il rosso nella parte davanti per farlo un po' più così creepy, e il rosa che ho fatto dietro. Bene ragazzi, questo è il mio teschio, grazie, arrivederci. C'era tutto arancione proprio. Sei un pittore un po' falso, eh? Adesso che non hai fatto le sfumature. Questa è solo la base, cara mia. Raga, adesso però è molto bello, vero? Secondo me, certo, adesso lo facciamo asciugare. Ma se tipo ti inizia a sabotare? No, non mi sabotare. Se no io saboto. Fagli un pene sul teschio. No. No. Il mio è già asciutto. No. Poi adesso voglio, dopo voglio rischiarmela e fare un rosso più scuro per la base. Sei pazza da odiare. Beh, Jack, non ti sopporto, guarda, che sembra che mi prendi sul serio. No! No! Come vorrebbe cambiare pennello arrivati a questo punto? È qua che si inizia a intravedere l'artista. È qua. Comunque, sotto c'è un buco nel caso lo volessi tenere per pitturarlo senza sporcarti le manine. Ma me le sto sporcando apposta. Ah, perché non sei un vero artista se non ti sporchi le manine. No, che sto usando le dita adesso. Soccia, ma con... Ma guarda, cioè proprio si vede il pezzo del pittore tutto sfumato e il mio pezzo tutto rosso così a caso. Ma qua c'è della classe. Qua c'è della classe, non posso dissentire. Oh, ma guarda come si blenda con l'acqua. Top. Cosa che hai detto? Con l'acqua si blenda tutto. Nel bendo. Guarda come ci beccavamo nel bendo con l'acqua. Nel bendo, sì. Sembra tutti dei piccoli Jeffrey Dahmer. Perché? Perché c'aveva i teschi. Ah, c'aveva i teschi. O il tuo pubblico cringe si cringe. Si cringe. Perché il mio pubblico cringe, tu sei il cringe. Effettivamente. E voi che avete portato il cringe nel mio canale. Ma siamo concentrati. Sì. Non no, l'ho sporcato. Lì ho sporcato. No. No. Dai, che stavo facendo un mega lavoro. Secondo me, io quando mi riguarderò nel video, mentre sto facendo questi passaggi, sembrava tipo il gobbo di Notre Dame. Ma anch'io. No. Ma amore, la pianti? Ma guarda te. Perché? Guarda che è un lavoro serio questo. Beh, ogni tanto, raga, ho fatto le due risate, cazzo. Sì, ma è geloso. È tutta gelosia. Perché questo. Vuole disegnare lui. Esatto. Sì. Bello, guarda lì che sfumatura. Guarda lì. Vi meritate la mia arte. Stai facendo una roba troppo impegnata, comunque, te lo dico. Vabbè. Sei troppo bravo, non va bene così. Farmi i complimenti non ti farà passare meglio quando perderai. Ho fatto la faccia rossa con... Con la faccia rossa? Il finale più rosso scuro e ovviamente
Il resto del teschio l'avete già visto, è rosa, come la mia anima. Devo lasciare asciugare e intanto disturberò il mio avversario. Che bello che è, tutto bello sfumato, un po' pazzo, mi piace molto. Il tuo amore è un po' scream. Perché è solo la base ancora. Lui la base l'ha fatta tutta di un colore uguale. Che tu? No, non è vero. Ci berrò su il mio succo d'uva. Poi voglio usare anche un po' di... Oh. No raga, stavo bevendo questo. Lo so. Giuro. Sai quante volte mi è successo? Merda. Ma guarda che me lo bevevo. Oh guarda, sembro Jeffrey Dahmer. Posso usufruire del tuo colore perché è della perfetta tonalità che mi serve. Ma certamente, io ho finito, così che ci si aiuta. Traversari, non come lui, che mi rovina la mia scultura. Che pennello utilizzerò? Adesso voglio usare un pennellino fino per fare dei dettagli. I dettagli... Dov'è il giallo? Non c'è il giallo? Ah, l'hai usato tutto tu. Visto che ci sono dei fiori all'interno dell'occhio, andrò a dipingere l'interno dei fiori di giallo. Qui all'interno ci farò anche una puntina bianca per proprio rendere la malvagità. La malvagità del bianco. Sì, per fare l'occhio un po' spiritato. Peccato che non ci sia il viola come... Beh, puoi farlo. Non sono capace. Ma se mi serve un po' di sangue. Ma c'era un giallo più figo? Ma guarda come te li prendi tutti lì dalla tua parte per non farmeli usare. Vai a letto! Vai a letto! Dovrei vedere di che colore preciso è il sangue. Questo è sangue. Merda, ci devi provare. Guarda che sono qua tutta concentrata a fare le foglie. Dai, vedo che il mio dipinto sta andando in una direzione. Il tuo? Meno. Io sto mettendo adesso l'effetto del sangue malvagio, perché il mio teschio è cattivo, ha mangiato qualcuno. Ah, ma lo stai facendo proprio malvagio il tuo. Ho deciso che voglio usare tutti i colori. Comunque dovete sapere che io e Jack ci siamo già sfidati in varie sfide. No, in realtà in una sola sfida. Quella della carbonara. La carbogara. Che io purtroppo ho perso, ma perché c'erano dei giudici che erano stati palesemente comprati. Secondo me hai perso perché ti meritavi di perdere. No, però... Ti ricordo da cosa ne è uscito da quella sfida. Tu hai imparato la risultatura della pasta. Tecnica. Quindi, guarda. Sì, effettivamente vincere senza la risultatura è un po' una scrignata. Sì, è molto una scrignata. Dopo che lo conosci, dopo che sai cos'è. Blu, verde, azzurro, blu, verde, giallo. Stavo pensando a voce alta. Non contraddica la signora. Com'è che è tipo la puttana? Un cranio distrutto da sopra. Un po' così. Dove ti distruggerò tu? A mano. Tu Jack fai dei colori troppo realistici, cioè, uffa. Ve lo farei vedere ragazzi, ma è purtroppo, cioè, è tutto bagnato, quindi non riesco a prenderlo in mano. No, io veramente, ma con chi sto facendo il video, raga? No! Sono andata fuori dai bordi. In realtà non sembra tanto sangue questo, però vabbè, facciamo finta che sia stato sangue. Non sembra sangue che qua dalla testa questo, ho rovinato tutto, vero? No, sì che sembra sangue, che però faccio un po' di nero che così si sembra un buco dentro. Tu sei una persona imparata. Però comunque non è venuto un brutto colore con il nero e il rosso qua sotto, è un bordeaux. Sì. Bene, non ti darò più consigli. Usiamo tutti i colori che abbiamo tutti. Questo verde chiaro mi piace molto. Ah, grazie che mi stavi sabotando, stavo usando un colore sbagliato. Io ti stavo sabotando? Certo. Io guarda, sono troppo impegnata a fare il mio bellissimo teschio pazzo. Ma il tuo verrà piacerà di più al tuo seguito, perché nessuno comprende la mia arte. È che non ci sono abbastanza colori e io non sono in grado di crearne. Sto usando un botto di carta. No, mi sono sbagliata. Cosa è sempre la stessa? No, perché è già l'ercia di schifo. Io non ne ho usate neanche un po'. Ma se ne usi uno ogni volta che fai così. No, non ne ho usate neanche un po' di carta, quindi sono anche sì. Pro all'ambiente. Tanto moriremo tutti. Che allegria. Allegria come un lampo di vita. Allegria. Dov'è di vita? Ok. Guarda quanto sembra che ho ucciso veramente una persona. Questo petalo marrone rovina tutta la mia cerchia di petali felici. Io ora farò i fiorelloni. Secondo me riesco a farvi vedere anche. Sì, perché si è abbastanza asciugato. Questo è come sta venendo ora. A me piace molto. Dai piccoli Jeffrey Dahmer, finite questa opera. Vai, prendi un altro pezzo di carta. Allora, meno dettaglia. Ma che sei lì con quella vena grossa per prendere l'altro pezzo. Meno altro pezzo di carta. Jack ha disboscato mezza Amazzonia.
stasera. Questo è il Jeffrey Dahmer del mondo. Stasera è la serata di Jeffrey Dahmer. È la serata della voce fuori campo. Ah, se non ci sono io vi annoiate. Ma non parlate, non siamo troppo concentrati. Ho deciso di fare il più sporco possibile, sta diventando una cosa horror. Ah, è molto carino Jack. Non ti piace il mio Jack? Sì, mi piace. Ecco, Jack la mia testa parlando. Io farò solo le pupille e ho terminato. Terminato. Anch'io. Buon, dai. Ecco qua ragazzi, i nostri teschi sono stati completati. Cosa ne pensi? Penso vedere il tuo. Di essere abbastanza soddisfatto. Il tuo è molto bello. Cioè ci sono proprio due mood completamente diversi. In realtà non si capisce, ma avrebbe tipo la testa sfondata, quindi un po' di sangue sparso. No, è molto però... bello Jack, è molto artistico. Mostriamo la telecamera. Ecco qua, ragazzi. Mi rendo conto che il tuo effettivamente è più artistico. Il mio ho seguito le linee dietro. Il tuo è piatto, il mio c'ha le macchie di sangue. Beh, no, il mio non è piatto, il mio ha tutta la sfumatura. Parte da il rosa. E la macchia svanisce. No! Dovevi farlo un danno. Il mio è molto più... Ilaria, molto più mainstream. Il tuo ovviamente io ho sperimentato. Adesso scriveteci giù nei commenti il teschio che preferite. Esatto. Se vi va fateci sapere nei commenti qual è il teschio che preferite. A me piacciono molto tutti e due, sono due mood diversi. Però insomma tu sei un grande artista. Beh, il grande pittore. Ti sei fatta valere. Bene. C'è un po' di pervenirmi in questo video. Esatto. Bene, detto questo, grazie, ci vediamo al prossimo video. Detto questo, ragazzi, è stato molto divertente, è stato più lungo del previsto fare questo disegno, questa pittura. Disegno, pittura. Abbiamo fatto vari danni, tra cui l'ultimo del bicchiere caduto, però mi sono divertita molto. Anch'io. Spero vi siate divertiti anche voi a guardare questo video. Ritorneremo presto. Ritorneremo presto. Ritorneremo.